No, boh. Ciao. 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 Oh, scusa. Anna, boh. Ciao, lì, fai un gelato. Salve. Siamo nel 1975 a San Benedetto del Tronto, avveniva una partita della Nazionale Attori, il cui principale protagonista era il famoso Pierpaolo Pasolini. Ovviamente il fatto che si trovasse qui in quell'anno sicuramente non è stato un episodio casuale, poiché il suo carissimo amico, nonché attore feticcio, Ninetto Davoli, si trovava appunto a San Benedetto del Tronto per girare il film thriller Il vizio alle calze nere, per la regia di Tano Cimarosa. Se Tano, sti va che ti ospita a San Benedetto per qualche giorno via sotto Natale? Lui venne, andammo lungo a piedi, giù la rotonda, lungomare, il porto. Oh, come on, bello San Benedetto, che meraviglia, disse. Devo girare un film, devo girare un film in, il mio primo film in Sicilia. E poi lo gira a San Benedetto, disse Otaro, magari. Thriller che vede come protagonista, oltre allo stesso Ninetto Davoli, abbiamo Giacomo Rossi Stewart per quanto riguarda la parte maschile, per quanto riguarda la parte femminile abbiamo Dagmar Lassander e Magda Konopka. Ninetto mi chiamò una settimana prima e mi sa che vorremmo fare una partita con le vecchie glorie della Samb e noi attori. Guarda Nino, io veramente di calcio non è che me ne intendo tanto, però io adesso c'ho un amico mio, un certo Perozzi Alberto, lo dico a lui e lui dopo organizza.